Padre, 13 mesi sono bastati per completare questa struttura che da sabato ospiterà la mensa dei poveri qui al santuario di Gaggiolo. Come avete fatto in così poco tempo? È una sfida che abbiamo raccolto nel momento in cui abbiamo sentito e ha ricevuto una straordinaria manifestazione di solidarietà. Oggi possiamo dire che questa novità che abbiamo detto un anno fa è diventata una realtà. È un grande dono per la città. Sarà importante anche alimentarla poi, cioè proseguire, no, nella gestione, dico, di questa struttura importante. 80-100 pasti serviranno anche risorse. Come pensate di trovarle, padre? Io non mi spavento perché in questi giorni sono arrivate tantissime persone che hanno chiesto di fare volontariato e hanno manifestato non solo volontariato, ma il loro desiderio di essere solidali e di costruire una città più solidale e più fraterna. Con questi presupposti non mi spavento di nulla. L'intervista completa con padre Gianluigi Ameglio questa sera alle 21:30.